Salve a tutti cari amici di evosmart.it, come sempre bentornati in nostra compagnia. Sono passate 24 ore da quando sto utilizzando, dopo circa 7, sì, 7-8 mesi che non utilizzavo un iPhone 11, quindi ho ripreso praticamente il successore di iPhone XR, visto che mi ero trovato comunque bene con quel prodotto, venduto per comunque continuare la mia storia con Android. Non ho assolutamente abbandonato il robottino verde, anzi Pixel 3a mi accompagna sempre in tutte le mie giornate lavorative, visto che ha anche Android 10, ma questo nuovo iPhone 11 convince, non convince? Ieri ho letto un po' i vostri commenti, tanti avete parlato di iPhone, alcuni di voi interessava solamente il costo di tutti quei prodotti, quindi vi analizzo un pochino più nel dettaglio, soprattutto dopo 24 ore, no? Una mini review più allargata prima della recensione completa dei miei pareri che arriveranno successivamente. Oggi vi parlo della fotocamera, della videocamera, dell'estetica del prodotto, di un primo approccio della batteria e di questo nuovo iOS 13. E come sempre, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube se ancora non l'aveste fatto, di condividere questo video ed è importantissimo schiacciare il tasto like per supportare tutto il lavoro di evosmart.it. Detto questo, lanciamo subito la nostra sigla. Allora, sto scaricando tutte le foto e i video che ho girato questa mattina e voglio subito parlarvi di questa funzione, visto che è una delle principali novità di questi nuovi iPhone: la fotocamera e la videocamera. L'ottica finalmente che si trasforma anche in ottica grandangolare, o meglio, è stata aggiunta una seconda camera in iPhone 11, una terza camera in iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. E devo dire, la fotocamera e la videocamera è uno dei plus sicuramente di questo smartphone. 4K 60 frame senza la possibilità di switchare alla seconda camera, ovvero se scegliete quella risoluzione dovete prima di tutto impostarvi la vostra ottica, quindi se volete l'ottica normale oppure se volete l'ottica grandangolare, mentre se scendete di qualità, quindi andate a 1080 60 frame, in real time potete switchare tra un'ottica e l'altra, quindi iniziare la vostra ripresa con l'ottica grandangolare. Basta un tap da 0.5 a 1x per passare all'altra ottica, quindi zoomare la vostra inquadratura. Questo è una figata, ma poteva essere ancora di più una figata se si poteva usufruire della risoluzione piena, quindi 4K 60 frame. Penso anche negli altri iPhone, ora io non l'ho provato, però sicuramente è una funzione comune a tutti, almeno spero. Se poi non fosse così, fatemelo sapere nel box dei commenti, perché è una funzione che a me interessa moltissimo e potrebbe anche farmi passare da un iPhone all'altro. Per quanto riguarda la fotocamera, invece, punta e scatta, fotocamera frontale, modalità ritratto. Anche qua abbiamo la possibilità di switchare ovviamente tra un'ottica e l'altra. Devo dire, i primi scatti mi sono piaciuti, la qualità c'è, il contrasto, la nitidezza, c'è veramente tutto in questa fotocamera e ovviamente poi andrò a provarla in modalità notturna in questi giorni, in tutte le varie modalità, così poi nella review completa vi darò un parere più appunto completo. Però ecco, come primo impatto sicuramente una fotocamera che mi ha convinto insieme anche alla videocamera. E allora ragazzi, prova video con iPhone 11 4K 60 frame con l'ottica standard, quindi non la grandangolare. Vi ricordo che non è possibile fare lo switch da un'ottica all'altra quando siamo in 4K, solamente a 1080. Poi vi farò vedere anche questa cosa nel prossimo video. Come sempre vi ricordo, non ho un cavalletto, non ho niente, quindi sono a mano libera e la stabilizzazione mi sembra molto buona vederla dal monitor in questo momento. Adesso passiamo alla camera grandangolare. Ecco, quindi questa invece è l'ottica grandangolare. Ovviamente, come sapete bene, io amo questa tipologia di ottica perché, vedete, ci permette di catturare ovviamente più spazio possibile e anche qua la stabilizzazione mi sembra buona. Adesso andiamo sul 1080 a 60 frame e vediamo lo switch tra un'ottica e l'altra. Ecco, qui siamo a 1080 a 60 frame, questa è l'ottica standard, quindi non la grandangolare. Se io tappo sul tasto 1x, vedete, torna, anzi va a 0.5x, quindi si inizia a sfruttare l'ottica grandangolare, switch immediato tramite proprio il software, quindi l'interfaccia della fotocamera. Devo dire, assolutamente fantastica questa funzione. Guardate, io posso zoomare in real time e allo stesso momento posso tornare sulla grandangolare. Questa è veramente una grande figata.
e per chi ama vloggare con il telefono, qui abbiamo la fotocamera frontale che sta girando questo video. Devo dire buonissima la qualità, buona anche il grandangolo perché sono a una distanza molto minima dal mio viso, quindi potrebbero essere degli smartphone adatti anche al vlogging questi nuovi iPhone. Cosa mi lascia un po' perplesso dopo tanti mesi è il touch and feel con questo prodotto, perché ho comprato un nuovo iPhone, ma è come se non avessi mai abbandonato iPhone XR. Se avete un iPhone XR, ragazzi, sappiate che questo nuovo iPhone 11, a parte il colore, a parte la doppia fotocamera, nella parte posteriore non cambia assolutamente niente. Mi sembra davvero di aver tirato fuori dal cassetto il mio vecchio iPhone XR e averlo ripreso in mano dopo mesi e mesi, quindi non cambia assolutamente niente. Lato proprio appeal con il telefono, lato empatia, chiamiamola così, perché proprio non ti dà nuove soddisfazioni, non ti dà nuove emozioni, ecco, questo nuovo iPhone 11. Sono forse parole abbastanza forti, ma è la realtà del prodotto, quindi un iPhone che è uguale, una parte frontale con le cornici abbondanti, una parte posteriore che si poteva forse fare qualcosa di più, bella la correzione, ci mancherebbe altro, però come vi ho detto non è niente di nuovo e quindi questo mi ha fatto un po' rimanere, tra virgolette, abbastanza deluso. Il form factor è quello di iPhone XR e per quanto riguarda invece 11 Pro e 11 Pro Max che ho toccato con mano, bella la parte satinata, sicuramente guardatevela dal vivo e quelle tre fotocamere messe lì a me assolutamente non vanno giù, perché dopo un anno si poteva davvero fare di più in casa Apple, cioè stiamo parlando comunque di un'azienda tra le migliori del settore, quindi una critica ci sta e assolutamente va fatta. Per quanto riguarda il display, anche qua non si cambia rispetto a iPhone XR, quindi come mi era strapiaciuto quell'IPS di iPhone XR, mi piace assolutamente anche questo di iPhone 11, si vede bene sotto luce diretta del sole, la qualità non è delle migliori nel senso a livello di proprio densità di pixel, ma è comunque sia un display che a me ha convinto, un buonissimo IPS. Per quanto riguarda iOS, quindi ritornare al software di casa Apple è sempre un piacere, vedete non avevo venduto il mio Apple Watch, quindi ho ripreso il mio orologio, ho attaccato iPhone 11 al computer, al mio Mac, ho ripristinato il backup di gennaio, mi sono ritrovato tutte le foto, mi sono ritrovato tutte le app come le avevo predisposte, ho ripristinato il backup del mio Apple Watch e mi sono ritrovato tutte le mie watch face. E questo è anche il prezzo che fa pagare Apple per tutto il suo ecosistema, mi sono ritrovato tutte le password, mi sono ritrovato veramente tutto e la nuova interfaccia, quindi la colorazione scura del tema, piano piano si sta evolvendo anche questo sistema operativo targato Apple, anche qua secondo me, come vi ho sempre detto, o lo amate o lo odiate, non ci sono vie di mezzo, perché chi lo odia sicuramente non passerà mai a quell'ecosistema ma rimarrà in ambito Android per le personalizzazioni, per i widget, per le icone, per tutto quello che è il panorama Android. Mi voglio scaricare una pick up, la voglio installare, lo faccio, quindi queste cose non si fanno sul software di casa Apple, ma non per questo non è un software secondo me pronto per essere uno dei migliori in ambito lavorativo, anzi è sicuramente uno tra i migliori, perché veramente mi sono trovato a casa dopo tanti mesi ritornare su quel tipo di prodotto. Lato batteria, Apple ha dichiarato un'ora in più di autonomia su questo nuovo iPhone 11, per ora è presto ragazzi per darvi le impressioni, per darvi le prove sul campo, devo dire comunque sia per il momento un'autonomia che mi sta convincendo, poi vedremo durante questa settimana come andrà l'autonomia. Sappiate che ovviamente per quanto riguarda le autonomie del prodotto, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, queste sono le autonomie dei dispositivi. Sicuramente iPhone XR era una batteria che mi portava tranquillamente a sera, penso senza ombra di dubbio che questo iPhone 11 riuscirà sicuramente a portarmi a sera, poi ve lo dirò ovviamente in sede di review. Più o meno sono queste ragazzi le prime 24 ore con iPhone 11, un prodotto che vi ho detto non mi ha fatto gridare al miracolo, non mi ha fatto entusiasmare assolutamente, un prodotto che è praticamente identico a iPhone XR se non per la back cover di quella, se non per la fotocamera in più, è un prodotto concreto, un telefono che secondo me venderà perché è uno dei primi prezzi di casa Apple, abbiamo anche gli altri modelli che comunque sono scesi un po' di prezzo, sta a voi ovviamente decidere se volete entrare in casa Apple oppure no, se volete switchare dal vostro vecchio iPhone al nuovo, questo non sono io a dirvelo, io vi dico solamente le mie impressioni personali su questa tipologia di prodotto. Sicuramente sono prodotti che stanno andando perché ieri all'Apple Store vedevo che c'era abbastanza giro di questi iPhone, però vi posso dire la mia concreta opinione
Apple doveva fare qualcosa di più in questo 2019, perché ci sono smartphone, ragazzi, della concorrenza che hanno, secondo me, fatto molto molto bene. Mi sta arrivando anche il Vivo Nex 3 5G e quello, secondo me, è un po' di tecnologia, però ovviamente manca il software, che potrebbe essere l'ago della bilancia anche su questa recensione. Detto questo, ragazzi, come sempre tutto lo staff di evosmart.it, ovviamente anche per questo video, vi saluta, vi ringrazia per tutto il vostro supporto sui vari social, vi ricorda ovviamente di sintonizzarvi su questo canale per tutte le varie anteprime. E detto questo, ragazzi, ci vediamo nei prossimi video.